Nel 2020 il Consiglio regionale ha approvato 30 leggi e 41 deliberazioni, 23 delle quali di nomina. Sono stati presentati 24 progetti di legge, oltre a 24 disegni di legge della Giunta e 4 progetti di legge di iniziativa popolare. Presentati anche 165 atti ispettivi, 225 interrogazioni a risposta immediata e 293 atti di indirizzo. Le sedute di aula sono state 57, 25 in presenza e 32 in videoconferenza, per un totale di 265 ore di attività. Sono state 51 le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, con 184 deliberazioni assunte. 317 le sedute di commissione, di cui 139 da remoto, 43 sono state dedicate ad audizioni e consultazioni. Le commissioni permanenti sono salite a 7, con l'istituzione della Commissione Autonomia, istituito anche un gruppo di lavoro della Quarta Commissione per un'indagine conoscitiva sulla gestione dell'emergenza Covid-19. Lo scorso 24 marzo, quello del Piemonte è stato il primo consiglio regionale virtuale in Italia. Sono state più di 170 le sedute svolte da remoto che hanno garantito la continuità dei lavori durante la pandemia. Oltre 400 le persone che hanno potuto lavorare in smart working. Il Consiglio regionale piemontese si conferma il primo in Italia per numeri social, con 82.600 follower su Facebook, oltre 21.000 su Twitter e 11.700 su Instagram. Le visite al sito istituzionale sono state oltre 1 milione. Oltre 6.000 gli studenti coinvolti in eventi e concorsi degli organismi consultivi, 23 le mostre e gli eventi, di cui 11 si sono svolti online.